Bordighera, la città delle palme in provincia di Imperia. Oggi faremo la via del Beudo che si sovrappone alla strada di Monet. Da qui dal centro fino al vallone del fiume Sasso, andata e ritorno circa 6 km. Borgo medievale cinto da mura, il punto cardinale più a sud della Liguria e dell'Italia settentrionale. Protetto dalle Alpi marittime, a picco sul mare, qui il clima è mite tutto l'anno. La mia guida, Sandro Cozzari, ciao! Francesco. Stiamo salendo su per la collina, ma perché si chiama Beudo? Che significa? È una parola della lingua ligure che appunto si riferisce all'acquedotto antico che portava acqua alla città. Qui si vedono ancora le tracce, è stato costruito in epoca medievale, ora ovviamente è dismesso, ma rimane questa bellissima passeggiata. Bordighera è la città delle palme, ma curiosità, delle palme da dattero che danno i frutti e non è facile farle crescere così a nord rispetto all'Africa. Beh, secondo la leggenda fu l'eremita Ampelio a portarle qua dall'Egitto tanti secoli fa. E sono ancora queste. Il pittore francese Claude Monet, maestro dell'impressionismo, venne qui nella primavera del 1884 e dipinse addirittura 40 opere, ammaliato da questo paesaggio, da questo palmeto che riprodusse nelle sue opere. Sì, lui infatti venne praticamente da Parigi nel gennaio del 1884 con l'intenzione di rimanere solo qualche giorno. In realtà impiegò tantissimo tempo a riprodurre questi bellissimi colori, blu, verde, rosa, sulle palme, quindi appunto rimase fino ad aprile. Perché lui veniva dal nord della Francia e qui è tutta un'altra cosa. Il blu però Monet lo vedeva negli ulivi, non nel mare. Beh, siamo vicinissimi al mare, però in ogni caso lui vide il colore delle foglie che si muovono al vento, quindi tra grigio e verde lui vide un colore blu. È l'occhio dell'artista. E questo è il famoso ulivo di San Giuseppe, che sembrano due ma in realtà è un unico ceppo. È un ulivo secolare che ha più di 500 anni. Ed è la varietà taggiasca, la più importante di queste zone, il vanto del Ponente Ligure, un prodotto DOP. Il cammino sale in maniera dolce, con un lieve dislivello. La strada è pulita e protetta dalla staccionata. Intorno muretti a secco e terrazzamenti. Il DNA della Liguria. Abbiamo raggiunto il vallone del fiume Sasso e siamo proprio sopra l'acquedotto che captava l'acqua che prima veniva portata giù in paese. La sorgente del torrente si trova un po' più in alto, alle pendici del Monte Nero. Ora torniamo indietro perché voglio cercare qualche altro colore fantasioso di Monet.